Allora, benvenuti al corso di Sculpting avanzato di Musa Formazione, che sarà composto da 15 video lezioni da 20 minuti ciascuno. E durante il percorso svolgeremo anche degli esercizi al completamento di ogni modulo. Il corso sarà incentrato sul software Mudbox per lo sculpting e il texturing, ma utilizzeremo anche altri software come Maya e Photoshop. E durante il corso andremo a sviluppare lo sculpting di un personaggio partendo da un modello di base e andando ad utilizzare delle immagini di riferimento per scolpirlo in modo realistico. E faremo il texturing sempre tramite Mudbox, il rigging e il posing, metteremo in posa il personaggio, il rendering in Maya, andremo a modellare dei vestiti supplementari anche con lo sculpting e un'arma a questo personaggio. Quindi andiamo a vedere il modello in questione. Allora, facendo una nuova scena su Mudbox, ecco, resettiamo l'interfaccia, chiudiamo questo pannello e andiamo a importare il modello che avete nella cartellina Man2OBJ. Questo è il modello di base. Adesso andiamo a importare le immagini di riferimento che utilizzeremo. Quindi andiamo su Object List qui, apriamo la prospettiva e accendiamo l'Image Plane. Si aprono le opzioni, mettiamo su On, la profondità la mettiamo a 500 in modo che vada dietro al modello, e andiamo su Import e carichiamo l'immagine che troviamo in allegato. A questo punto, per ingrandire l'immagine di riferimento, teniamo premuto Ctrl e Alt e andiamo col tasto destro a zoomare fino a che l'immagine prende tutto lo schermo. Adesso solamente con Alt invece possiamo zoomare sul modello e muoverci liberamente. Ricordo i comandi della telecamera, Alt sulla tastiera, tasto sinistro per ruotare, tasto centrale per fare il pan, e tasto destro per fare lo zoom. Allora, ricordiamo un attimo gli strumenti di Mudbox. Qui abbiamo Select Move Tools per selezionare oggetti, facce e altre cose, e quello che utilizzeremo di più, che è Sculpt Tool, dove troveremo tutti gli strumenti di sculpting. Qui abbiamo una lista di tutti gli oggetti presenti nella scena che possiamo spegnere e accendere o mettere dei lucchetti per evitare di agire su quelle superfici. Poi abbiamo i layers, layers di scultura e layers di pittura per il texturing. Rimaniamo sui layer di scultura. Premendo W sulla tastiera possiamo vedere il wireframe del modello, come è composto con le facce. Ripremendolo scompare. Allora, diciamo che sicuramente per scolpire abbiamo bisogno di più dettaglio del modello base. Quindi la prima cosa che facciamo è andiamo ad aggiungere dei livelli di suddivisione al modello premendo Shift D. Ecco, vedete, livello 1 nuovo e ci dice che c'è 56.000 facce. Facciamolo un'altra volta e arriviamo al livello 2. A questo punto andiamo su Layers, facciamo un nuovo tasto destro, un nuovo layer che chiamiamo livello 2. Level 2. E qui scolpiamo la muscolatura base, diciamo, senza andare nei dettagli, troppo nei dettagli. Come strumenti di scultura utilizzeremo lo sculpt, il bulge, grab, pinch, smooth e varie altre cose. Andiamo per esempio a utilizzare il bulge, che fa dei rigonfiamenti, diciamo, della scultura. E andiamo a impostare come intensità, come strength 1,
e come fall off rispetto al suo standard. Facciamo una forma leggermente più variegata, in questo modo, per creare un effetto leggermente più interessante sul pennello. Ok. Allora, abbiamo delle immagini di riferimento e andiamo quindi, iniziamo col grab a spostare col pennello abbastanza grande. Per ingrandire il pennello basta premere B, tenere premuto B, e andiamo a spostare la muscolatura in base alle reference, perché ha delle proporzioni più adatte. Ok, e poi iniziamo con il bulge a definire la muscolatura. Utilizziamo la simmetria inizialmente, quindi qui su mirror mettiamo X e andiamo a rigonfiare il modello. Un attimo che apro le preferenze della penna per settarle. Ok, io sto usando una tavoletta Wacom Bamboo Fan Pen and Touch, abbastanza economica, però svolge abbastanza bene il suo lavoro. Tenendo premuto il tasto Shift possiamo utilizzare lo smooth come strumento di sculpting. Invece di andare qui sullo smooth, lo attiviamo premendo Shift. Rilasciando Shift torniamo a lavorare sul bulge. Premendo invece il tasto Ctrl andiamo a lavorare in negativo sulla forma, andiamo a incavare piuttosto che estrudere. Torniamo sul grab, sistemiamo qui il collo. Torniamo sul bulge. Con Ctrl lo vado a incavare.
e iniziamo a definire tutte le parti di muscolatura, tenendo presente che a un certo punto dovremmo disattivare il mirror perché era più interessante un modello non simmetrico rispetto a uno simmetrico. Sto seguendo questa reference qui per gli addominali. Spostiamo l'ombelico. Rimettiamo la simmetria. E torniamo sul bulge. Senza simmetria. Adesso sto seguendo questa reference qui per questa parte dei muscoli intercostali. Però cerchiamo questa, facciamola simmetrica, tanto non è vicina. Possiamo usare lo strumento flatten per appiattire. E con shift facciamo sempre lo smooth. Poi abbiamo lo strumento pinch invece, che serve a pizzicare, diciamo, e avvicinare porzioni di facce, creare più definizione sui dettagli. Andiamo a creare
senza la simmetria, l'impressione che abbiamo a che fare con dei fasci muscolari piuttosto che con delle masse super solide. Col pinch vado a stringere le punte e con lo smooth andiamo un po' a ammorbidire. Ho attivato la simmetria. Adesso sto seguendo questa reference qui. Adesso seguo questa reference qui per il braccio, dove abbiamo questa grande massa muscolare che è il tricipite. Ok, abbiamo definito anche un po' il dietro. Qui, come vediamo, abbiamo poco dettaglio, quindi per fare questo dettaglio dovremo fare un'altra suddivisione, la facciamo in seguito.
forse il dorsale l'ho fatto troppo basso. Andiamo a smussare questa parte qui. E col grab l'andiamo a spostare più in alto. Meglio. A definire meglio il braccio. Col pince vado a stringere un po' questi dettagli che sto mettendo. Ok, niente, per oggi ci fermiamo qui in questa parte del busto e dobbiamo finire le braccia, le gambe e poi il corpo è fatto. Quindi per ora ci fermiamo qui. Alla prossima.